Sono Raffaele Liuzzi della Locanda di Cattolica, ringrazio l'organizzazione di Almeni di avermi invitato in questa meravigliosa sala giochi dove ci stiamo divertendo con i miei colleghi conosciuti stasera. Il piatto che ho fatto è il carciofo fa bene al fegato, vuol dire che il carciofo è stato prima cotto a bassa temperatura, poi fritto e servito con fegato di seppia, l'ittrizia e prugna selvatica. Tutta la parte vegetale è di nostra produzione, del nostro orto qua Messano Adriatico. Fegato di seppia, come tutti ben sapete, Cattolica è una grande raccolta, cioè dove raccolgono molta seppia e sono i pescatori di Cattolica. My name is Beda Kola, I come from Tirana. The restaurant Mulujiu, a small restaurant which has three meals. We grind our own flour, we make the bread, we make the pasta with that. I'm blown away by the invitation of this Almeni. When I had the invitation from Enrico, I was like, okay, I thought they made a mistake, but after I checked the email again and I saw that was confirmed that I was invited. And then the next thing that stressed me out was what I have to make. It took me 3 days to decide, but then at the end I found out that it was the most simple thing to make, so I had to chuck inside my memories, and I thought, okay, what was my street food when I was a young kid? So the street food was the portulac, which I eat from the streets, and then mulberries from the street, and also I wanted to put some cheese that was also made in the streets from the peasants that they used to take a look after the sheep, so the goats, because it has to be a traditional. I used pasta which is called dronca, classic Albanian pasta which is made out of flour and water. It's the Arbresh, the first Albanian that migrated to Italy. I'm really honored to be here, and I hope you like a little bit of Albanian tradition you reinvented. Thank you very much. Mi chiamo Etiana Sfonzese, è la prima volta che vengo a Almeni. Sono venuto per aiutare in Bledar perché siamo colleghi e in più compatrioti dello stesso paese, collaboriamo già per altre cose in Albania, in Kosovo, comunque abbiamo già delle attività che stiamo cercando un po' di far nascere, un po' di scoprire ciò che era la nostra cultura gastronomica, che fa parte della nostra cultura. Venire qua è stato bello perché ho ritrovato altri colleghi con cui ho lavorato in altri posti, è stato un po' in famiglia, ci siamo aiutati tutto il giorno.